Bene, abbiamo già iniziato mentre parlavamo del più e del meno questa sessione di Stefano. Ridiamo sempre per sdrammatizzare. Come stai, Elena? Te Bene. lo chiedo mai. No, È no, bene, caldo? bene. No. Va bene, come sempre, conto e quando poi sei pronta me lo dici. A connetterti a Stefano. 5. 4, 3, 2, Ok. come lo vedi? Lo vedo seduto su un divano davanti a uno schermo, come se fosse una televisione e con il telecomando gira i programmi che sono le situazioni. È come se cercasse le situazioni a lui più piacevoli, però come se le scegliesse dall'esterno, no? E poi dall'esterno sceglie, poi quando ha trovato la situazione che a lui è più ideale, più consona, allora poi entra nella scena. Ecco. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Senza chiamare nessuno, andiamo nel cinema vuoto e guardiamo con le telecamere esterne di sicurezza del cinema, se c'è già qualcuno fuori dal cinema che vuole entrare, invece di invitarli. È lì che aspetta che inizi il film. Sono figlio, la compagna e i figli della compagna. Ok, chiamiamo anche il nipote e la cognata. Arrivano e mandiamo a casa del fratello il biglietto del cinema, più un altro biglietto per il taxi, veloce. Viene? No, perché Perché no? pensa che sono già quelle cose strampalate di suo fratello e lui non vuole vederle. Ok, chi è il più interessato di quelli che sono venuti? La compagna. Poi c'è, vabbè, anche il figlio, ma un po' di più la compagna. E i figli della compagna li vedo molto entusiasti, così in maniera più neutra, però, no? In genere entusiasti per l'idea di poter vedere questa cosa. Dice la compagna legata soprattutto a lui, nel senso, cioè sente che fa parte anche della sua sfera, no? Quindi per lei personalmente è una cosa molto utile e interessante per la sua evoluzione, però legata, cioè,
legata a loro due, no? Quindi lui va avanti con la sua consapevolezza e evoluzione, ma anche è utile anche a me vederlo per poi magari metterlo in pratica, ecco. Lei dice. Vibrazione di Stefano. $18 miliardi. Consapevolezza. $139 miliardi. Anima spirito. $42 miliardi e 58 miliardi. Vite precedenti. $1221 miliardi. Percentuale di cervello. 9.4. Ok. La più importante oltre a questa vita di Stefano tra le 1221. Allora, allora mi è apparso questo potrei dire, allora la prima cosa mi viene Monaco, ma ha iniziato come Monaco, si chiamano quelli col saio, Benedettini, no? Sì, Francescani. Ecco. Francescani. Lo vedo. Che blasfema che sei, non ti vengono neanche i francescani. Ecco, quello è Dio che ti punisce. Certo. Allora, lo vedo in mezzo ai campi e lui era riuscito ad arrivare a... Praticamente riusciva a coltivare e a nutrire tutti i campi solo muovendo le mani, quindi lo vedo in mezzo a questo campo. E... Cioè, muovendo le mani lui riusciva a far sì che i semi messi iniziassero a crescere. Cioè, più velocemente, meglio. Sì, non dovevano passare con a coltivare tutto il campo. Lui si metteva in mezzo, muoveva le mani e col pensiero faceva tutto. Ok, cosa gestiva l'energia del chi, del chi? Dell'etere? Era una capacità medianica. Sì, una capacità medianica. Sì, sì. Attraverso le mani e il pensiero riusciva a mandare l'informazione, quindi nell'etere, poi anche nella terra, nei semi, nella pianta. Quindi con l'informazione la vibrazione era la stessa, identica come se l'avessero fatto concretamente. E quindi apportava tutto ciò che serviva. Quindi possiamo dire anche che creava anche le sostanze necessarie, no? Quindi là non c'era bisogno di grande di bagnarli, esatto, ma lui mandava la vibrazione, col pensiero la vibrazione dell'acqua e tutto d'un colpo i campi erano umidi. Ma lo faceva, era un contadino? Sì. E lo faceva consciamente o diceva speriamo che crescano e poi di fatto crescevano? No, no, lo faceva consciamente, riusciva a vedere tutto, riusciva a vedere proprio quello che faceva. Come se lo spiegava?
Era un dono di Dio? Allora, partita da lì. Infatti, quello, per quello ho detto, cioè, lo vedevo come monaco francescano, ma in realtà poi l'essenza alla fine non era quella, perché è partito facendo il monaco, quindi seguendo tutte le i dogmi, ma poi si è reso conto, quando poi ha imparato a usare l'energia, è riuscito a rendersi consapevole che era una cosa sua. Okay? Partendo all'inizio pensando che era un dono di Dio che lui faceva da tramite, man mano col tempo si è reso consapevole che invece era una cosa sua che veniva da dentro di sé, perché a volte non dopo un po' non serviva, si è reso conto che non serviva più collegarsi al pensiero di Dio che gli dava la capacità, no? E diveniva spontaneamente, lo faceva, Come si la chiamava? consapevolezza. Gesualdo. Ok, oggi ha questa capacità, Stefano. Deve solo riscoprirla. Deve solo Ok. capire come fare. Guardami cortesemente, Elena. La PS della compagna è di Stefano. Dimmi se ci sono vibrazioni simili, analogie. Prima, quando tu mi hai chiesto se erano chi era il più interessato nel cinema, e ho visto la compagna e cercavo di spiegarti perché lei era la più entusiasta, io vedevo questo collegamento come se lavorando su di lui lei si sentiva coinvolta, come se lavorassimo su di lei. Quindi quella roba lì. Sì, quindi io potrei dire che sono fiamme. Guardiamola bene sta cosa. Voglio capire come si vede la PS di una persona in eterico, dalla tua posizione. Allora, io vedo. Cos'è un pattern, un tipo di luce, un tipo di forma? Allora, la forma è tendenzialmente sferica, però è sempre in movimento, no? Come se fosse un accumulo di energia che può riprodurre la consistenza di una di un tipo una gelatina, più o meno come, cioè, se posso. Posso dire qualcosa di simile, potrebbe essere una via di mezzo tra della pasta e la gelatina. Però è sempre in movimento, cioè tendenzialmente sferica, ma Si muove. sì, anche E questa cosa questa è qua. quella di Stefano. Più o meno cioè, di solito quando guardo la PS per vedere la PS come energia, la vedo così. Ok. Quella per esempio del figlio, com'è? Rispetto a quella di Stefano. Rispetto, esatto. Allora, quella di Stefano ha un movimento più omogeneo, no? Quindi più curvilino, senza spigoli. Ok? Quella del figlio è tendenzialmente più spigolosa, quindi i movimenti sono come se fossero più Sì, come dei. improvvisi, no? Come se fosse una chioma, come se fosse più punk, più cose, con i Sì, ciuffetti quindi dritti. è più bloccata e si muove a scatti, quindi non è omogeneamente in movimento. È come se fosse un po' più statica e poi si muove di colpo, no?
Potrei dire quella che della compagna, quindi si muove nello stesso modo, è per questo che tu. sì. Fai una cosa, Elena. Chiedendo permesso sia alla compagna che a Stefano, metti una mano dentro la PS di Stefano e poi l'altra mano nella PS della compagna. Se si può, se ti danno permesso. Che succede? Tra una mia mano e l'altra c'è un via vai di vibrazioni che si Bilanciano. bilanciano in continuazione. Cioè, lui dà qualcosa a lei, lei dà qualcosa a lui Sì, esatto, per raggiungere un equilibrio. in Molto continuazione, interessante. no? In continuazione. Quindi fiamme. Sì. No, Questa cosa non è possibile in altri casi. infatti. È come se io fossi mio, come se io mettendo una mano in una PS e l'altra mano nell'altra, è come se io diventassi il collegamento tra loro, cioè automaticamente entro lì, faccio parte del collegamento tra loro in quel momento. Proprio un continuo. Questa cosa delle vibrazioni così. Va bene, ti hanno dato il permesso, sì, Sì. con anche una certa Entusiasmo, entusiasmo. curiosità. Loro lo sapevano, beh sì, in eterico penso di sì. Nel Sì. fisico no. O forse lo intuivano, però non l'ha Stefano, chiesto secondo me lo Stefano. intuiva. Forse non è no. Vediamo le entità eteriche e mentali, staccati pure. Come stai? Bene, sì. Tutta Sì, benissimo. contenta, adesso hai fatto anche una cosa nuova oggi. Allora, nell'eterico ci sono due interferenze. Una è legata al ricordo di quell'episodio che gli è successo da bambino con la mamma. C'è questa entità scura, che è legata che allora c'è questa entità scura legata a Stefano, che è collegata a Satana direttamente, anche nel secondo universo. È un po' la stessa energia che c'è, che utilizzano durante i riti. L'energia è quella. Non me Usano l'aspettavo. sempre. Come si chiama il tramite? Il postino di Satana. Che
Kirnau. Ok, e poi chi c'è? E poi c'è questa entità, una via di mezzo tra, è metà tra un rettile e un falco informe, È un che grifone. sì, ok, sì, che è legato a questa. È un grifone. È legata a questa, a questo programma, direi, progetto che è mantenere le persone ferme controllando la parte economica, potrei dire, bilanciamento economico. Cioè, queste entità sono preposte a far sì che le persone stiano ferme, statiche, interferendo sulla loro tranquillità economica. Ok? Quindi far sì che non riescano mai ad avere abbondanza, ma sempre arrivare. Giusti, tra virgolette, vedo che allora se gli toglie, se facessero fatica ad arrivare, diciamo, a fine mese, dopo un po' le persone, quello che posso vedere in eterico è che molte persone imparano a lasciare andare, dico, tanto non ci arrivo, chi se ne frega, no? E quindi si sgancerebbe l'entità, sarebbe troppo. Dopo un po' l'entità si sgancerebbe perché la persona dice: oh, che vada come vada, tanto peggio di così, no? Il senso è quello. Invece, se tengono sempre che possono vivere adeguatamente e appena hanno dei risparmi o sono felici e aumentano le vibrazioni, dicono: oh, questo mese posso respirare, posso. Loro intervengono proprio nella Matrix per far sì che questo surplus venga speso Ma il e grifone. riappropriato. Sì. Ok, le multe. Sì, per Stefano prende un esempio. sacco di multe in tanti anni per pochissimi chilometri di eccesso di velocità per aver ceduto pochissimi chilometri rispetto ai limiti. E ok, una volta o due, ma ci ha parlato di migliaia di euro Sì, in c'è alcuni sempre, anni. sempre. Quindi il grifone, vabbè. Poi chi c'è? Basta, entità, te che EDL, basta. ci sono? Ce ne sono tre. Connesse a entità mentali, Sì. immagino. Quante e di che livello? Allora, aspetta, ce n'è una di livello 4. Lavora sul fisico. E poi ce n'è una di livello 2 che prima era di più e lui è riuscito a diminuirla e senza la sessione, senza l'ipnosi di oggi, sarebbe riuscito a diminuirla ancora e sarebbe andata via da sola, quella di livello 2. Allora, quella di livello 4 la vedo legata a tutto il suo blocco fisico rispetto alle gambe, no? Allora, è come se l'entità mentale di livello 4 mandasse il pensiero a Stefano che se ne, gli ha innescato tutto un meccanismo di pensiero negativo rispetto alla sua fragilità nelle gambe, no? Nelle ginocchia, nei piedi.
E con eventi fisici che ci sono stati fatti, questo circolo continua. È come se... Questa è la 4. Sì. No, no, ma è chiaro. Ah, Ti facciamo ok. cadere grazie all'entità eterica che sarà Sì, stato certo, sì. Satana, Tanas, Anata, Sa o il Grifone o quello che è. Sì, Sarà stata un abduction. esatto. Sì. Alla fine, stesse cose, alla fine, Sì. no? Era un abduction quando è caduto dalle Sì. scale? Quella lì sì, Pensava proprio che proprio fosse. sì. Sì, che fosse l'ultimo gradino, gli hanno fatto proprio vedere l'ultimo gradino. Gli hanno Cioè, nascosto l'ultimo sì, gradino, quello era il esatto. penultimo. Lui ha Sì. messo il piede in un modo che si mette quando si è sul A pavimento, terra. è scivolato ed è caduto. Si è rotto tutto, ma caduta la più banale. Le più banali e le più gravi sono quelle da fermo o quasi, no? Quindi la caduta in moto peggiore è quando metti il cavalletto ma non l'hai messo e ti finisce addosso. Anche in bicicletta. Ok. E la 2? La 2 è legata alla sua incapacità di, come spesso vedo a volte, l'incapacità di mettere il confine rispetto a sé e alle persone a lui care, e quindi diciamo al suo campo di responsabilità e non solo, anche al suo... sia a non invadere lo spazio degli altri, sia a non farsi invadere lo spazio, rispetto più che altro alla preoccupazione per gli altri e anche come posso spiegarlo? Al contrario, sempre così, ma è come se lui lasciasse gli altri che invadano un po' il suo spazio per non offenderli nel dire di no, ecco. Non ferirli nel dire questo è il mio spazio, non invaderlo. C'è Stefano che sta ridacchiando come dire, vabbè, come fa a saperlo? Sì. Oppure è proprio così. Va bene, simpatiche, avranno un nome queste entità mentali, non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente neanche di Satana. Dopo lo abbracciamo Satana, adesso lo vediamo. Quindi causa di tutti i problemi alle gambe e ai piedi, era l'abduction ed è l'entità mentale 4. Sì. Delle multe è la 4. Della fatto di averne abbastanza del lavoro e dell'ambiente troppo competitivo, troppo ambientato alla crescita, modello economico che non funziona più, no? Beh, quello fa parte della sua consapevolezza, era PS che ha. È abbastanza forte e coraggiosa, quindi pronta a cambiare completamente strategia e azione nella Matrix. Lui ha due progetti in testa, lavorativamente parlando, la ristorazione e l'attività con la moglie. Come li vedi questi? Immagina di proiettarli in due bolle, no? Una a destra e una a sinistra. Possono valere entrambe, una più redditizia, l'altra meno redditizia, ma più soddisfacente, una scompare, l'altra rimane. Com'è questa visione? Se la interpretiamo, diciamo, visivamente, simbolicamente, solo con queste bolle, palle magiche. Allora, diciamo l'obiettivo dove lui e la sua compagna si sentono proprio loro stessi, liberi di essere loro stessi, è, diciamo, la bolla più olistica, ok? L'altra bolla potrebbe essere molto interessante sia dal punto di vista della consapevolezza e dell'evoluzione. La vedo di passaggio, pur che Stefano riesca a prenderla proprio come allenamento, no? Per il fatto, cioè per le implicazioni che ha, nel senso, le persone con cui vuole farlo, no? Che,
diceva prima che non è che vada molto d'accordo come carattere, ma se lui riesce a stare centrato, questa attività come passaggio può essere molto utile per la sua crescita personale. Però con l'obiettivo, della loro realizzazione sua e della compagna. Va bene, prima di chiamare disincarnati vari, andiamo a quel giorno, quando aveva 7 anni, quando è successo forse qualcosa di spiacevole con la mamma. Rimosso i ricordi, noi invece li andiamo a rivedere. È un momento molto delicato, ma necessario. La mamma ha traslato tutta l'energia, diciamo, di un maschile alla sua pari sul figlio, no? Quindi come se a livello inconscio. Lei è già qui, vero? È già venuta. Insomma, il padre, cioè il marito non c'era, c'erano le interferenze. Diciamo, non c'era, ma tra, cioè tutte e due non erano. Marito e moglie. Sì, non erano adatti a essere coppia. Ok, quindi era più un. I ruoli erano stati invertiti, quindi. Era più un. Cioè, quello che sentiva era più un. Più che marito, lo sentiva più. Come collaboratore, come. Faccio descriverlo. Sì, un socio di vita. Ecco, e quindi ha traslato tutto sul figlio. Il vero compagno, ok. Chi Sì. c'era di mezzo? Satanino? Sì. Kirnau? Sì. O Satanino? Era di lei? È passato anche a lui? Sì, su di lei ce n'era uno uguale con un altro nome, tra virgolette, no? Quindi da Satana è passato attraverso questo qua, la mamma, poi attraverso Kirnau su Stefano. Ma nella vita di Stefano, questo Kirnau, che effetti, che problemi gli ha dato? Questo ricordo? Sì, esatto. In alcune volte, in alcune situazioni di Stefano, questo da Satana Kirnau gli rimandavano il ricordo dell'emozione, non del fatto perché appunto Stefano non se lo ricorda, ma la sensazione. E lui si trovava spiazzato e bloccato un po', no? Vengono utilizzati Sospeso. degli impianti per questo scopo? Sì, la prima cosa che mi è venuto ti direi impianti emotivi, mi è arrivata una cosa così, perché ho visto come se ci fosse una bolla nella pancia, più o meno in mezzo alla pancia, e dove viene mandata tutta l'informazione del ricordo di quella sensazione. Impianti emotivi nel corpo emozionale, quindi ci sono degli impianti in L'ho quello di visto. Stefano. Sì. Ok, È come proprio una chiamiamo. bolla vuota dove viene mandata l'informazione e quando arriva l'informazione agisce nel fisico.
Ok, nel corpo emozionale di Stefano dove si trova? E in quale emozione? In quale parte? In quale emozione? In quale zona? In quale emozione? La zona è, potrei dire, appena sopra la prostata, in mezzo all'addome. I genitali, ok. Sì. Diciamo. E l'emozione di... inadeguatezza nel ruolo, dissonanza nel ruolo, ruolo maschile, sì, in quella situazione lì, sì. Ah, in quella lì, in quella, però poi gli mandano quella sensazione lì in alcuni episodi, no? Quindi è come se si trovasse impacciato, non come se non si riconoscesse in quel ruolo lì, in quel momento, quando gli mandano questo impulso. Chiama la madre e il padre, prima la madre. E poi così, per incoraggiare un po' tutti, apriamo già il portale Aureo e chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Stefano e della compagna. Divisi però, quindi poi mi dici quanti di uno e quanti dell'altro. Ok, allora la mamma ha seguito tutto il nostro rewind, diciamo, no? Tutto lo sbobinamento della situazione, anche gli effetti su Stefano, è scoppiata a piangere disperata, prendendo consapevolezza di questo. E mi fa vedere rispetto al padre che era lei quella che agiva più da socia di vita, più che da moglie rispetto al padre. Quindi non si sentiva per niente moglie di suo marito, ecco. Diciamo se, come se si sentisse responsabile anche per il fatto che il marito andasse a cercare altro altrove, ecco. Il marito arriva da dietro un po' così. Scocciato? Beh, gli interessa il portale Aureo o no? Sì, assolutamente, sì. Ok. Ah, prima però di andare, lascia un messaggio. Adesso che ho tutto chiaro, il padre è questo, adesso che ho tutto chiaro, mi rendo conto che non sapevo proprio cosa fare in quelle situazioni, né come padre, né come marito, né come niente. Non ero proprio in grado. Ho fatto a caso, ma senza sapere cosa facessi. Cioè, razionalmente, no? Quindi questo vuole dire. E la madre cosa vuole dire al figlio? La madre, come disincarnato, ha ancora l'interferenza del secondo universo. Ce l'aveva quando è arrivata, poi quando ha visto, infatti quando è arrivata, che è arrivata prima, la vedevo quasi, no, come se si stesse arrabbiando e ci volesse fermare, no? C'era l'interferenza che la mandava verso questa cosa, poi però siamo arrivati in fondo e lei ha visto tutto e quindi sciogliendo e mettendosi a piangere ha sganciato l'interferenza. Poi se vuole si può prendere la VIC, eh? Sì, vuole assolutamente sì, perché non vuole mai più ripetere assolutamente un disastro così, dice.
E anche la nuova pillola, fra madre e padre, e anche la nuova pillola CDF, coraggio, decisione e forza. Per l'uomo e la donna d'onore. Sembra uno spot degli anni 60, per l'uomo e la donna d'onore. No, però per l'onore della persona. Coraggio, decisione e forza, che sembra avere degli effetti anche più forti della VIC, o quasi. Diversi, alternativi, altri. Ok. Sì, diciamo che può aprire le porte per poi poter godere completamente degli effetti della VIC. No? Lei ha lì la sua interferenza del secondo universo. Ce l'ha lì? Sì, di fianco. Okay. È facile per lei, adesso entrerà nel portale Aura e quella non ci sarà più. È facile per Stefano, che adesso toglierà tutti i contratti e Satanino non ci sarà più. Però facciamo una prova. Madre e figlio adesso alzano le frequenze, avvicinano la loro rispettiva interferenza del secondo universo, il Satanino di turno, e molto vicini, se vogliono possono anche abbracciarlo, e alzano da soli le frequenze. Satana ama il fuoco, no? E che bruci. È bella la scena perché li prendono proprio le interferenze, le prendono, le bloccano così, e c'è l'interferenza che cerca di dimenarsi in eterico. E loro che si stanno concentrando alzando le vibrazioni. E man mano che le alzano si dissolvono tra le loro braccia proprio. Così hanno fatto una cosa insieme. Come la vedi la mamma? La mamma adesso la vedo che sente il ruolo di mamma, infatti adesso si stanno dando un abbraccio con l'energia di mamma e figlio. Bene. Quando si staccano, li salutiamo tutti. Madre e padre, i parenti di Stefano e quelli della compagna. Quanti sono più o meno? Allora, di Stefano 85, della compagna 127. Ok. Come va la madre? La madre va bene, adesso si è resa conto che si è poi buttata nella malattia, per cui poi è morta per non Alzheimer, mi sembra. Per poi non perché era l'unico modo per sopravvivere. Per non ricordare, vederla, giustificarsi. Sì. Non incorrere nel rischio di dover dare della le sofferenza, spiegazioni. Esatto. Sai, no, che si regolano i conti alla fine, quando si è ancora in vita, dico, e lei magari. Infatti, sì, esatto, quello. Bene, quando sono tutti dentro lo chiudiamo, portale. Ok, chiuso. E questa parola, incesto, la mettiamo nel portale aureo. Ok. Bene, con questa nuova condizione, Kirnau esiste ancora per Stefano? No. Ok. Abbiamo soltanto da vedere la situazione economica al limite, ma che un po' è già detto, no? Sì, È la legata alla... Sì, sì.
o due, quattro. Sia le multe che la situazione economica è lo stesso insieme concetto. Al grifone. Al grifone. Bene, andiamo con Stefano e la compagna, se vuole, al suo cluster. Usiamole queste fiamme, vediamo cosa ci fanno vedere, cosa fanno. Allora, quello che vedo, se entrate nel cluster di Stefano, no? C'è in primo piano il cluster di Stefano. In lontananza è come se fosse apparso così, per forza, anche il cluster della compagna, in lontananza però. Mm. Quindi lei fa il lavoro per se stessa? Volendo potrebbe. Perché non lo fa? Dice, non voglio prendermi lo spazio di Stefano. Vabbè. Seguiamo Stefano, vediamo come li vede questi contratti. È stranissimo perché... sono tutti, sono come dei piccoli paracaduti, però più deltaplani, ecco, piccolini che stanno in aria, quindi ogni vita è un deltaplano. Che vola, che plana. Sì, sono lì fermi, cioè fluttuano fermi, diciamo, nell'aria. Li vuole soffiare via tutti in un portale definitivo. Sì. Prego. L'ha fatto. Stanno creando insieme un ad eternum fortissimo. Lui mette la mano destra e la mano sinistra. Fatto? Sì. Ok. Andiamo all'avatar, vediamo come lo vede. In questo caso voglio vedere anche la compagna dove ce l'ha rispetto al suo. Un punto qualunque o nelle vicinanze, o vicino, o accanto in maniera precisa, cioè a destra perché lei è la donna, a sinistra perché l'altro è l'uomo, cose così, insomma. No, prima, allora, la Piesi. Rispetto alla PS, la PIE di Stefano è a destra e la PIE della compagnia è a sinistra. Ah. Ok. Alla sua sinistra. Sì, praticamente questa è la PS, no? Qui c'è Stefano, quindi a destra, no? E qua è la compagna. Quindi la compagna è alla sinistra di Stefano, sì. L'avatar... no, in realtà gli avatar non li vedo organizzati rispetto alle fiamme, perché è una cosa animica, quindi... No. Lo vedo... Un po' cioè la vedo facilmente, ma non ha. Non, nei Telecom non mi sembra abbia un'organizzazione particolare rispetto a Stefano. Va bene, quello di Stefano come lo vedi?
quello di Stefano vedo spento proprio. Beh, inattivo. Lo togliamo e mettiamo una d'eterno, ma vediamo se la compagna per caso fa la stessa cosa. Come se la compagna dice adesso facciamo per Stefano, poi lo farò io con calma. Lui lo mette, un ad eternum. E tornando di qua, Stefano inizia ad alzare le sue frequenze, facendo esperimenti, alzandole sempre di più. Ah, in questo momento ha l'influenza, Stefano, la grande temuta influenza. Di oggi la facciamo andare via, così non c'è più la tosse, il raffreddore e risparmia i fazzolettini. Vediamo se ci sono delle entità ancora mentali, eteriche. Kirnau, il grifone, che brutta cosa il grifone. IEDL, impianti. Le abduction, quante erano le abduction? Una ogni tanto, direi una ogni 3 mesi circa, più o meno. C'è qualcosa ancora? No. Niente, zero. Zero. Un ad eternum nel corpo fisico, dove lo mette? Più o meno qua, che in corrispondenza di un vaso linfatico, di un scusa, di un linfonodo importante qua. Uno nel corpo emozionale, dove c'erano gli impianti emotivi. Fatto. E mentale. Più o meno l'interno, ma un po' più su del terzo occhio, ma all'interno, quindi boh, tipo qua, ma all'interno. Eterico. Mette più o meno metà delle vertebre cervicali. Subliminale. Dove lo mette? Subliminale in mezzo, lo mette in mezzo. Cinema. Vabbè, la compagna non so neanche se è ancora nel cinema, No, perché sembra averlo fatto. è là qua vicino a noi. I due figli della compagna. Sono molto entusiasti, saltano. Il figlio di Stefano. Positivamente stupito, sbalordito dallo splendore di questa consapevolezza che ha ricevuto. Io non so perché sono incuriosito dall'anno di nascita del figlio, dalla piccola differenza d'età, perché insomma Stefano l'ha avuto molto molto presto. C'è una causa esoterica a questo legame quasi, quasi fraterno, almeno all'anagrafe, poi non so se nella realtà sia così. C'è una differenza d'età che è anche di alcuni figli, cioè di alcuni fratelli. Fratelli,
Quello che ho visto è che lui lo vede proprio come suo mentore, quindi lo segue molto, proprio si fida ciecamente di suo papà come se lo conoscesse già, no? Da Ed è quello che così, lo conosce già. sì, è stato un suo mentore, direi. C'è stata questa vita dove diciamo, animicamente se lo ricorda e dove grazie a lui, grazie a Stefano, il figlio è riuscito a fare dei grossi passi nella vita. Vedo che era, vedo in questa vita dove il figlio di Stefano era nato in questa famiglia povera, proprio poverissima, quasi. Vivevano tipo in una piccola catapecchia per strada e seguendo i consigli di Stefano in quella vita lì, quindi vedo Stefano che è come se fosse stato un si può dire praticamente gli veniva spontaneo dal cuore aiutare le persone a vedere come uscire dalle loro sofferenze. Saprei dargli un nome di cosa facesse là. Però era come se riuscisse ecco, a trasmettere una saggezza innata, okay? Quindi una tranquillità, serenità, pace di spirito, saggezza innata alle persone, e le persone lo seguivano e riuscivano poi a stare meglio nella loro vita e a migliorare proprio la loro vita. Nel caso del figlio di Stefano ha cambiato completamente la vita, è diventato tutto, cioè vedo che viveva in questa baracca per strada e a livello eterico si vede tutto buio, nero, e poi lo vedo invece poi da adulto tutto molto lucente e molto sereno, ecco. Bene. Vic, CDF, ad eternum, eterna frequenza, Ale, a tutti. Figlio, compagna se ce n'è bisogno, le due figlie della compagna, nipote e cognate. Come se piovesse. Intanto Stefano è lì che aumenta la sua frequenza, eh? Che accompagna, lo aiuta, lui aiuta la compagna aiuta lui. Mentre le aumenta, noi diamo i vari regali, eccetera. Mentre le aumenta, cerca l'influenza nel suo corpo. Stavo già facendo prima, aveva già iniziato prima. Sei in tutto il corpo, la abbraccia tutta, sei in un solo punto, la abbraccia come ha fatto prima con Kirnau. Sì. Dimmi. Vedo proprio che anche qua, man mano che alza le frequenze, allora diciamo che è accumulata qui, anche la febbre è accumulata in una specie di Mantella? sì, interna però, quindi un po' a forma di piramide, qui nel torace. Ah, davanti. Sì. Tipo pettorina. No, piramide. Piramide interna proprio. Cioè il lato lungo sulle spalle e la punta sullo sterno, Sì, esatto. l'ombelico. Ma
E man mano che alza le vibrazioni, allora cambia colore e diventa tutta luce. Prima è tipo trasparente, no? Come se fosse un velo che è sopra, poi cambia colore, diventa tutta luce, 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 luce. Quando diventa tutto luce, inizia a disgregarsi, proprio a dissolversi. Ok, invitiamo a fare la stessa cosa a tutti quelli che ce l'hanno. La compagna, nuova frequenza di Stefano. Allora, adesso con la compagna è 473 miliardi. Si stacchi un attimo dalla compagna così cerchiamo di capire qualcosa. 473. Potrebbe essere di più, ma in questo momento, Sta senza, sì, male. senza questi sintomi fisici sarebbe a 789. Ha la febbre Stefano oggi, quindi è staccato da lei. Staccato da lei così con la febbre è a 232. E tra una settimana, quando non avrà più la febbre, sarà a 561. percentuale di consapevolezza. 215. PSP. 6832. Vite. 892. Cervello. 10,4. Ok, prima del messaggio finale della PS di Stefano a Stefano, qual è il momento in cui due fiamme, della giornata, in cui due fiamme in generale sono più vicine? Il sonno, la veglia, prima di addormentarsi, il risveglio, pranzo, cena, colazione, quando fanno l'amore. Quando fanno Escluso quando l'amore. fanno l'amore, Ah, diciamo. ok. No, perché quella è proprio la forza più. Che, Allora. a che frequenza arrivano quando fanno l'amore? C'è un apice e sono. Aspetta, contare. Penso mi viene 200 milioni di miliardi. Ah, però. Qual è l'altro momento? Allora, il sonno più profondo e dove agiscono, vedo che agiscono in eterico proprio come li ho visti adesso, quindi la PS e la PE di Stefano da una parte e la PE della compagna dall'altra, quindi a destra e a sinistra. E in eterico fanno, è come se preparassero il terreno per le esperienze nella Matrix, no? Come se quel momento profondo del sonno, il momento più profondo del sonno, facessero il punto della giornata e preparassero la giornata seguente. Ok, messaggio finale. Allora, puoi tornare a usare la tua capacità medianica di coltivare con le mani il pensiero, così, allenandoti, cioè, ovviamente se è di tuo interesse, però ci puoi arrivare allenandoti, vedo appunto in natura, come se tu, immaginando di alzare le vibrazioni, creassi delle bolle intorno alle piante o ai fiori, no? Che devi supportare, quindi o la crescita oppure magari una pianta malata puoi fare comunque una bolla e si sana. Prova proprio a
Cioè io lo vedo proprio che va all'aperto, e chiude gli occhi, e con le mani fa tipo così per alzare le vibrazioni, sente le vibrazioni che si alzano, e poi quando è arrivato a un certo livello di vibrazioni, guarda, si concentra sulla pianta, il fiore o quello su cui vuole agire, e con le mani è come se creasse una bolla, no? E quindi si immagina la bolla con gli occhi aperti, come se creasse la bolla intorno. Questo aumenta anche la sua percentuale di cervello, Sì. rafforza e risveglia una capacità medianica. Quella lì. E poi la stessa cosa, cioè se lui poi riprende quella capacità lì, vedo anche che riesce a quasi addirittura direi creare gli oggetti, quindi partendo dalle sostanze potrebbe arrivare poi. Quindi, più che magari creare due oggetti, potrebbe creare delle situazioni. Esatto. Vuole brevissimamente lasciare un messaggio alla compagna, la PS della compagna. Vuole dirgli, alleniamoci assieme ad alzare le vibrazioni, e così tu potrai arrivare più velocemente a fare quello che ti è sempre piaciuto fare. Va bene, come lo vedi? Sempre con lo schermo della TV lì che cambia i canali? No, 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 adesso è in questo ambiente aperto, cioè all'aperto. È come se lui fosse al centro e tutta la natura che gli fa un cerchio intorno, no? Quindi diciamo che le possibilità che prima erano chiuse in uno schermo e lui statico seduto, adesso si sono trasformate, sono diventate lui dinamico, quindi in piedi, pronto a muoversi, e tutto. Le situazioni intorno a lui già presenti e infinite, quindi a 360 gradi ci sono tutte quelle che lui vuole. Pronto a tornare? Abbiamo finito, Elena. E allora torniamo.